Pavel. L'antropologia è la scienza che studia sia le caratteristiche fisiche che le organizzazioni sociali dell'essere umano. Essa ci ha consentito la definizione di un quadro dell'evoluzione umana degli ultimi 4-5 milioni di anni. A tutt'oggi esistono 193 specie diverse di scimmie, con e senza coda. 192 hanno il corpo coperto di pelo. L'eccezione, l'unica eccezione, è rappresentata da uno scimmione nudo che, attraversate le fasi Australopithecus, Homo erectus, Neanderthalensis, si è autochiamato Homo sapiens. Si tratta di una razza, salute, geneticamente molto evoluta, che vive all'interno di strutture di calcestruzzo chiamate abitazioni circa metà della sua esistenza, la quale viene scandita in maniera molto precisa da strumenti di misurazione temporale, come questo. Dopo essersi liberato dalle scorie organiche ed essersi preso cura del corpo con veloci abluzioni, eccolo mentre si appresta ad una fugace colazione. I mezzi di locomozione che predilige sono le automobili, strutture metalliche su ruote che sfruttano l'energia cinetica di un motore a scoppio. Sin dalle prime ore del mattino, l'Homo sapiens si trova a doversi rapportare con i suoi simili. Ciò è molto importante per il suo equilibrio psicofisico. Troppa sfiga, oggi non è meglio che ci stia all'aria. Non dimentichiamo che si tratta di un animale sociale e questo tipo di relazioni hanno un peso rilevante nella sua vita. Buongiorno. Buongiorno. Ma eccolo, mentre impiega le sue energie in attività socialmente regolamentate per la produzione di beni e o servizi che egli definisce lavoro. Ma la vita dell'Homo sapiens non è solo lavoro, è anche socializzazione, svago, ricreazione. Bruciano energia, come abbiamo ben potuto vedere, e che lo costringono a procurarsi il cibo. Wüstel, un frico! Vitamine, proteine, grassi, un adeguato apporto di carboidrati, tutti elementi necessari per alimentare quella meravigliosa macchina guerra che è Homo sapiens. Però direi questo e questo no. Una volta ritornato a casa, egli può finalmente mettersi in libertà e nutrirsi. Naturalmente questa è anche un'ottima occasione per rilassarsi con l'ausilio di apparecchiature audiovisive tecnologicamente all'avanguardia. È il momento più intimo. L'Homo sapiens, compiuti i suoi doveri sociali, può meritatamente abbandonarsi al suo animalesco bisogno di trasgressione. Ma purtroppo è tardi. La giornata volge al termine. No, no, no.
è solo il tempo per un rapido bilancio della giornata appena trascorsa. Aiuto. Prima di ritornare tra le braccia di Morfeo e riposare corpo e mente, perché domani è un altro giorno.